sono Florent Schaeffer di Un Ponte Per e io sono creatore di un progetto sulla libertà d'espressione e oggi abbiamo fatto un evento nel Forum Social Mondiale sulla libertà d'espressione in Tunisia, dove abbiamo fatto un po' il riassunto di 2 anni di lavoro in Tunisia e il punto della situazione e delle lotte da venire nei prossimi anni. E stiamo lavorando in Tunisia allo stesso momento a un livello alto su le lotte per la regolazione di media, per l'esistenza di media pubblici, di media di buona qualità, ed un panorama delle televisioni, delle radio che gioca un ruolo democratico, che aiuta a costruire lo spazio democratico. Ma allo stesso momento noi siamo anche impiegati nel sostegno all'informazione dal basso, all'autoproduzione dell'informazione dalla parte dei gruppi marginalizzati, gente del centro della Tunisia, nelle periferie, le zone dove non c'è niente, le zone del disagio, e soprattutto le donne di queste zone rurali, povere, che stanno costruendo un percorso di cittadinanza attiva, si sono appropriato questa libertà di espressione creando i loro piccoli media alternativi e sono produttori dell'informazione, e cerchiamo di incrociare questa lotta sulla libertà d'espressione dall'alto, sulle leggi, sulla regolazione, sulla proprietà dei media, con i nostri partner tunisini di alto livello, esperti, grandi associazioni, e questa lotta concreta dal basso sulla libertà di informazione fatta da sé, da gente che non sapeva nulla del giornalismo o della libertà di espressione 3 o 4 anni fa e che è cresciuta nel percorso. E per questo siamo qui nel Forum Sociale, per presentare questo risultato e capire che sono le lotte del futuro, perché adesso in Tunisia la libertà di espressione c'è, ma tutti gli altri obiettivi della rivoluzione, soprattutto la giustizia sociale, sono ancora da costruire. E come questa nuova libertà di espressione può essere uno strumento per i movimenti per vincere nelle lotte sociali. E questa è la sfida. Questo lavoro in Tunisia fa parte di un programma più ampio a livello regionale sulla libertà di espressione, sostenuto da un progetto europeo, Shaping the MENA Coalition on Freedom of Expression, dove c'è un lavoro in Marocco, in Egitto, in Iraq e in Tunisia, e un lavoro di advocacy a livello europeo e anche a livello dell'ONU. Lo facciamo noi, Un Ponte Per, con i nostri partner italiani di Abasta e i vari partner di tutti i paesi impiegati.